Io ho convocato la stampa per chiedervi aiuto, perché adesso io comincerò a chiedere perché è accaduto tutto questo su di me, perché ho subito già due processi per accuse basate su accuse diffamanti, infamanti, su cui ho avuto come professionista e imprenditore dei danni enormi e incalcolabili. Vi chiedo aiuto per scoprire, vi chiedo di fare inchiesta, io sono pronto a dare tutta la documentazione possibile su cose su cui non ho parlato prima perché, come ho detto dall'inizio, ho profonda fiducia nella giustizia, aspetto prima di chiarire i miei aspetti. Come sapete resta solo una piccolissima cosa, che quella condanna per peculato, anche questa su un'accusa totalmente assurda e bizzarra, soprattutto perché non era nei capi di imputazione del processo. Quindi è un'accusa che è scaturita ex novo dalla sentenza, incomprensibile, per chiarire la quale ci sarà bisogno solo di depositare un documento che abbiamo già depositato. Vi chiedo di fare inchiesta per capire come mai, sulle cose di cui io dal 2009, e ne cito due, appena messo piede a Teramo ho segnalato, fatto relazioni e denunciato anche alla Procura della Repubblica, e le cose riguardano due, sono due. Una riguarda le procedure di gestione che la Regione ha fatto tramite le province di tutto il Fondo Sociale Europeo degli ultimi anni, che ha portato, se non lo sapete informatevi, altrimenti vi do tutto io, a decertificare 40 milioni di euro, cioè il totale, non Teramo Lavoro, il totale delle risorse del Fondo Sociale gestite dalle quattro province abruzzesi. Io l'ho detto all'assessore regionale fin dal 2009 e l'ho scritto alla provincia. L'altra cosa riguarda le procedure di avviamento a selezione pubblica gestite dalla provincia, in particolare mi riferisco ai disabili. Voi avete letto di recente, anche voi avete pubblicizzato, soprattutto una revoca di un avviamento, anche secondo me totalmente illegittimo, che si basa purtroppo su un regolamento che la provincia adotta da quasi 10 anni.